Quello che vi vorrei presentare è quanto siamo stati in grado di fare fino ad ora, al di là dei confini della Terra, e che cosa c'è al di là dei confini della Terra. E questa foto in qualche modo lo testimonia, è la Stazione Spaziale Internazionale, che è il più grande laboratorio internazionale mai costruito. È grande più o meno come un campo da calcio, per darvi le dimensioni, e orbita a 400 km sopra le nostre teste. Questa foto in particolare è stata scattata dall'astronauta italiano Paolo Nespoli, che è stato ben 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale e che ha scattato questa foto mentre a bordo di una capsula russa, la Soyuz, si era appena staccato dalla stazione e rientrava verso terra. Ma una breve introduzione su chi sono, in qualche modo, è data da questa foto che mi ritrae a maggio del 2009 con i 6 nuovi astronauti europei che avevamo appena selezionato, e questo era appunto l'annuncio di questa impresa, diciamo così, nella mia funzione di direttore del volo umano dell'Agenzia Spaziale Europea. E la cosa interessante è che di questi 6 astronauti, ben 2 sono italiani, Luca Parmitano, che è quello più a sinistra, e Samantha Cristoforetti, che è facile da individuare, che è l'unica donna del corpo astronauti europeo. E torniamo alla Stazione Spaziale Internazionale, dove si fanno una serie di esperimenti, sia all'interno dei moduli pressurizzati, dove essenzialmente si eseguono esperimenti, diciamo, dove abbiamo vantaggio dall'avere condizioni di assenza di peso, quindi fisiologia, biologia, scienza del materiale, scienza dei fluidi, ma anche tutti gli esperimenti per quanto riguarda l'osservazione dello spazio profondo, quindi esperimenti di cosmologia, astrofisica, e ovviamente guardiamo anche alla Terra, soprattutto per questioni di osservazione della Terra, ma legati al cambiamento climatico, ma anche per guardare quanto la presenza dell'uomo sulla superficie del nostro pianeta cambia anche un po' la costruzione di quello che è poi il futuro di questo nostro pianeta. Questa è una bellissima immagine, mentre la stazione spaziale transitava, quindi orbitava sopra l'Italia, che la vedete praticamente sullo sfondo, ed è presa dalla cupola, che è una sorta di finestra sul mondo che utilizzano gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, tra l'altro un oggetto di tecnologia costruito in Italia. Questa è una bellissima immagine presa sempre da Paolo Nespoli, dove si vede ancora l'Italia nella parte sud, sempre da uno degli oblò della cupola. E questa invece è Roma, di notte. La cosa interessante è che noi riusciamo con queste fotografie, oltre ad essere bellissime, riusciamo con queste fotografie a vedere nel tempo come cambia anche il fenomeno, diciamo, della presenza dell'uomo, quindi come l'antropizzazione in qualche modo può cambiare le condizioni del nostro pianeta. Ma ci sono anche delle cose molto interessanti, anche un po' peculiari. Questa è un'immagine che mostra l'intersezione delle scie lasciate dagli aerei, e che mostra quindi qual è il traffico che c'è nei cieli, ed è un'immagine appunto presa dalla stazione. Non sarebbe stato possibile avere una conoscenza di questo genere, visiva anche fotografica, da un'altra postazione. E qui invece, qui siamo a un volo shuttle, questo era il penultimo volo shuttle, come sapete a luglio è stato purtroppo chiuso il programma. Questo è un volo a maggio, e la bellezza di questa immagine è che in realtà è stata presa da una passeggera su un aereo di linea. L'aereo era in ritardo e la signora dormiva nella sua postazione sull'aereo, e quando si è svegliata dall'oblò dell'aereo ha visto questa immagine stupenda. La cosa interessante che volevo sottolineare, a parte la bellezza dell'immagine, è che in realtà
Qui stiamo ormai parlando di fotografie che vengono prese da altri oggetti o da persone che non sono sulla superficie della Terra, quindi ci stiamo piano piano allontanando, diciamo, dai confini della Terra, che è un po', come dire, il filo conduttore di quello che sto cercando di dire in questi pochi minuti. Questa invece è un'immagine presa sempre da Paolo Nespoli della Stazione Spaziale Internazionale. Vedete sull'angolo, in angolo a destra, in alto a destra, il braccio robotico della stazione, un po' sfocato perché lui appunto era vicino. Lo sfondo in basso non è che la Terra, come al solito direi. E vedete quella scia centrale? Quella scia centrale corrisponde al lancio di un veicolo cargo europeo che abbiamo lanciato, tra l'altro sotto la mia responsabilità, a febbraio dalla base di Kourou in Guyana francese, dove c'è lo spazioporto europeo, ed è un cargo che serve a rifornire gli astronauti a bordo della stazione di quanto gli serve per sopravvivere, vale a dire, a parte gli esperimenti, ma gli mandiamo acqua, cibo, suppellettili e tutto quello che gli può servire in quella situazione, appunto, per passare i sei mesi che appunto loro di permanenza sulla stazione. Ancora un'altra volta qui questa foto appunto dalla stazione di un oggetto che stava raggiungendo la stazione. Questa invece è sempre la Stazione Spaziale Internazionale, ma è un'immagine radar della stazione ed è presa da un satellite che si chiama TerraSat X, un satellite tedesco che appunto è un satellite di osservazione della Terra peraltro, che ha puntato sulla stazione e come vedete anche l'immagine radar vi dà la possibilità di riconoscere i pannelli solari, la struttura centrale e tutti gli altri elementi. Ancora di nuovo un veicolo automatizzato, quindi una sonda automatizzata in orbita che riprende la stazione spaziale in orbita. Ma per fare un pochino un discorso più ampio, la cosa importante da ricordare in questa situazione è che il nostro pianeta e quindi il nostro sistema solare è in realtà parte di un sistema più ampio che è la nostra galassia, la Via Lattea. Questa è una simulazione, come vedete è una tipica galassia spirale, vale a dire con dei bracci che spiraleggiano, ma vediamo dove siamo noi. Vedete il centro di questo sistema di riferimento, lì c'è il nostro sistema solare, quindi praticamente su diciamo i confini di uno dei bracci a spirale, che è distante circa 26.000 anni luce dal centro della galassia. Bene, come lo traduciamo in chilometri 26.000 anni luce? Beh, il numero in alto è la distanza in chilometri un anno luce, che sapete è i chilometri che noi percorreremmo se viaggiassimo un anno alla velocità della luce, e il numero in fondo è la distanza in chilometri tra noi e il centro della galassia, che è un numero assolutamente illeggibile. Immaginate che ci sono sistemi solari in tutta la galassia, c'è praticamente un numero di galassie enorme, miliardi e miliardi, nel nostro universo, e chiaramente noi non sappiamo quanti universi sono presenti dove. Si apre tutto un discorso, diciamo, su da dove veniamo, cosa siamo diventati e cosa potremmo diventare, che ovviamente ha tutta una serie di implicazioni. Questa è una bellissima immagine, lo zoom di un'immagine presa da terra, in questo caso era uno degli osservatori a terra, dello European Southern Observatory, e vedete la stazione spaziale con lo sfondo del Sole. E questa, sempre per parlare di quanto accade in realtà in continuazione nel nostro sistema solare, questo è il centro della nostra galassia, questo è il centro della nostra galassia dove c'è un buco nero che è circa 4 milioni di volte la massa del Sole, quindi qualcosa di abbastanza, come dire, movimentato al centro della nostra galassia. Ripeto, la nostra galassia è una delle tante galassie, miliardi di galassie che abbiamo nel nostro universo. Ora, questa è un'immagine invece dove la coppia del sistema Terra-Luna comincia ci dà la sensazione di quanto la Terra sia effettivamente un pianeta piccolo visto dall'esterno. Questa è un'immagine presa dal Voyager diverse decine di anni fa. Questa invece è un'immagine della Terra con la Luna presa ancora dalla Stazione Spaziale Internazionale.
Questa invece, Apollo 17, dalla superficie della Luna con la Terra che sorge, e quindi vi dà anche la, diciamo, la relatività rispetto al sistema di riferimento, che cosa sorge, che cosa non sorge, rispetto a dove si è sistemati. E poi il passo successivo non può che essere Marte. Perché Marte? Ma perché Marte? Perché in realtà voi forse sapete che in ogni sistema solare esiste una cosiddetta zona abitabile, una zona, diciamo, virtuale, all'interno della quale i pianeti che ci si trovano possono sviluppare delle condizioni tali per cui si possono formare delle forme complesse di vita. Ma nel caso della Terra, che è appunto nella zona abitabile del nostro sistema solare, se la Terra fosse soltanto l'1% più vicino o il 2% più distante, non ci sarebbero dal Sole, non ci sarebbero più queste condizioni. Il che vuol dire che probabilmente con l'andare del tempo, con il Sole che aumenterà di temperatura, per la sua evoluzione naturale come nana bianca, la zona abitabile si sposterà naturalmente verso l'esterno e quindi Marte entrerà nella zona abitabile. D'altra parte, le caratteristiche della superficie di Marte sono abbastanza simili in alcune situazioni. Questo è Valles Marineris, il più grande canyon di Marte, ma vedete, molto simile a cose terrestri. Questo è un deserto con delle dune. Questo invece è un tramonto preso dal veicolo mobile Spirit, un rover della NASA, qualche anno fa, dove vedete immediatamente la dimensione del Sole, e quindi anche se Marte è mediamente a 60 milioni di chilometri distante dalla Terra, vedete quanto è diversa l'impressione che si ha appunto della nostra stella da un pianeta piuttosto che da un altro, e Marte poi è praticamente più vicino a noi. E se io vi sfidassi a dire qual è la Terra e qual è Marte, probabilmente sarebbe abbastanza difficile da individuare. In realtà, quella a destra è Marte, quella a sinistra è la Terra. E quindi, forse Marte è un pianeta a cui bisogna un po' puntare, cercare di capire il nostro futuro, il futuro della razza umana, in qualche modo, e quindi in Europa l'Agenzia Spaziale Europea ha avviato un progetto con i russi. Qui siamo alle porte di Mosca, questa è una facility di simulazione di questo programma che si chiama Mars 500, che è iniziato a giugno dello scorso anno e si sta per concludere. Tenete conto che un viaggio oggi verso Marte richiede circa 7 mesi con la tecnologia attuale, poi una volta arrivati sulla superficie di Marte occorre attendere circa 18 mesi finché i due pianeti siano nella posizione giusta e poi 7 mesi per tornare, quindi circa 2 anni e mezzo. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo simulato con una missione di 520 giorni, accorciando soltanto, quindi riducendo soltanto il tempo di permanenza sulla superficie di Marte, il tempo simulato di permanenza sulla superficie di Marte a 30 giorni, e abbiamo messo 6 cosmonauti chiusi in questi bidoni, 3 russi, 2 europei e un cinese. E qui sono 2 di questi cosmonauti, quello a sinistra è l'europeo, l'altro è il russo. Li abbiamo praticamente, qui sono appunto equipaggiati per un'attività extraveicolare, quindi su questa superficie simulata di Marte, e hanno compiuto una serie di esperimenti. Chiaramente questo ci serve per preparare la missione umana vera verso Marte. Una missione umana che non potrà che essere internazionale, perché ormai non c'è più un discorso, diciamo, di competizione. Ci sono attività di collaborazione a livello globale dove si insieme studiamo qual è il modo per poter raggiungere prima la Luna e poi Marte e poi chissà oltre. Questo chiaramente fatto nello spirito di conoscenza, anche per cercare di capire che cosa ci circonda. E quindi chiaramente questa nostra attività per il futuro non può che essere una attività internazionale, e quindi ci aspettiamo che nel 2025-2030, se tutto va come pianificato, noi potremmo avere un primo equipaggio internazionale sulla superficie di Marte. E quando saremo su Marte, quando arriveremo su Marte, questo è quello che vedremo, quella sarà la dimensione della nostra Terra. E sarà interessante, perché a quel punto la nostra Terra sarà soltanto non più piatta, come si diceva prima, ma un piccolo pallino blu lontano, e forse a quel punto ci renderemo tutti conto di quanto è importante conoscere, di quanto è importante capire che cosa c'è al di là dei confini della Terra. E quindi
quanto è importante studiare, quanto è importante capire come noi riusciamo ad avere un impatto sulla Terra per preservarla, ma anche muoverci verso altri pianeti, perché è il futuro dell'umanità.